questo numero, i pendolari della frontiera, il presente e il futuro dei 4.000 italiani che ogni giorno, partendo da Ventimiglia e Bordighera, vanno a lavorare a Monaco. Promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. L'architettura un po' kitsch che parla di denaro intascato senza fatica o sperperato con noia, il benessere esibito senza mezze misure, i fantasmi liberti di nobili o avventuriere pronti a sacrificare fortune sul tappeto verde, fantasmi soffocati da un'orda di turisti in torpedone che la fortuna la tentano sempre a botte da un franco con le slot machine. Questo a Monte Carlo nella visione un po' superficiale di chi vi approda come turisti. Ma per 4.000 italiani, tutti residenti tra Sanremo e Ventimiglia, ma ormai quasi tutti meridionali, il Principato di Monaco è una sede di lavoro come un'altra. Stiamo parlando dei frontalieri che ogni mattina passano il confine e vanno in fabbrica o in cantiere, in quello che per i profani rimane un principato da operetta e per chi lo conosce più a fondo una specie di mecca economica. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que madame est de Valence, tandis que moi. Come mai ha deciso di andare a lavorare in Francia e quando l'ha deciso? Guardi, l'ho deciso circa 20 anni fa perché purtroppo a Ventimiglia e qui in zona non mi offriva, non avevo un lavoro, non trovavo un lavoro. Avevo la possibilità di guadagnare qualcosa in più, ma soprattutto di avere un lavoro che mi consentisse di poter mandare avanti la mia famiglia e quindi ho deciso di andare in Francia. Quanto si guadagna attualmente in Francia? Beh, in media tra 2.600 e 2.800 franchi, che sarebbero pari attualmente a 500.000 lire. Son spleen tout au long du lac de Constance, je trouve madame de Sire Constance. I frontalieri guadagnano almeno un terzo di più che un lavoratore italiano che svolga le stesse mansioni, considerando anche il cambio favorevole. Sull'altro piatto della bilancia ci sono i sacrifici. La sveglia tutte le mattine a ore impossibili, la città di residenza vissuta solo come dormitorio, l'emarginazione. Je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre de fine en fine. Madame promène les gènes de 20.000 officiers de marine. Il problema dei frontalieri è sempre stato presentato fino ad oggi a tinte pietistiche, concentrando tutta l'attenzione sul salario. Ma esattamente non è così, in quanto il salario è forse il problema che meno esiste, no? In quanto un frontaliere attualmente con l'attuale cambio ha un salario medio superiore di un terzo di quello che è il salario di un operaio italiano. Ci sono dei problemi reali, dico molto più profondi, che sono quelli legati alla garanzia del posto di lavoro e quelli legati in fondo al riconoscimento dei diritti sindacali, quindi alla libertà di espressione sindacale e politica all'interno del Principato. E a 15 ans, il finissait en débutant. Monaco assorbiva lavoratori italiani anche prima della guerra. Il grosso boom si ebbe però negli anni 60 con il grande sviluppo edilizio e le agevolazioni fiscali che attirarono nel Principato, nonostante la sporadica opposizione di De Gaulle, fabbriche da tutta Europa. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Come mai le fabbriche assumono italiani? È più conveniente che non assumere i francesi? E che lavori fanno gli italiani rispetto ai francesi e ai monegaschi? Forse assumono più volentieri gli italiani perché lavorano un pochino più volentieri che noi francesi. Per i monegaschi è un discorso a parte perché loro hanno i lavori privilegiati, cioè banche, i posti migliori, ecco, a Monaco. Per
quanto riguarda il lavoro, esiste a Monaco una specie di scala piramidale, facciamo un po' così, monegaschi, francesi, italiani, marocchini? Soltanto per i licenziamenti, cioè si parte, i monegaschi non si toccano, poi ci sono i comuni limitrofi, poi ci sono gli italiani, poi ci sono i marocchini e così via, algerini e compagnia cantando. Tu es Jaurès, pourquoi ont-ils tué? Monaco ha sempre sfruttato i lati positivi dell'immigrazione, evitandone con cura gli svantaggi, contingentando cioè le residenze straniere e controllando l'attività sindacale. A Monaco esiste l'USM, Union Syndicale Monégasque, che teoricamente raggruppa tutti i lavoratori di tutte le tendenze politiche. In pratica però non viene riconosciuta la possibilità ai sindacalisti interni di partecipare alle assemblee all'interno della fabbrica e c'è un controllo molto forte della polizia su tutte le fasi organizzative delle attività sindacali, come ad esempio il volantinaggio. Monaco inoltre, servendosi in gran parte di lavoratori stranieri pendolari, ha potuto completamente sorvolare il problema delle infrastrutture, cioè delle case e degli asili nido che ne facilitino l'attività. Su questi punti lascia giocare interamente la polemica fra frontalieri e autorità italiane. Per i frontalieri Ventimiglia è un dormitorio, però avranno anche problemi di strutture, scuole materne, asili nido. Come fanno con gli orari? Naturalmente i frontalieri andando a lavorare in Francia, partendo al mattino e ritornando la sera e non offrendo la Francia strutture, e queste strutture le dobbiamo fornire noi. Ne abbiamo fornite molte in questo periodo, indubbiamente però altre se ne devono ancora realizzare. Ci sono asili nido, ci sono scuole materne e soprattutto... Con orari normali però questi asili nido? Con orari normali, non possiamo assicurare orari diversi, anche perché il funzionamento delle scuole materne, ad esempio, non dipende da noi, perché le insegnanti sono fornite dallo Stato. Répond le lion à la liane, vas-y pas Gaston, même si elle te raconte. Ma torniamo a Monaco. I rapporti economici e assistenziali tra i lavoratori italiani e il Principato sono regolati da un accordo italo-monegasco firmato una prima volta nel 57 e rivisto 10 anni dopo. L'accordo non ha eliminato incongruenze. Ogni ditta francese, ad esempio, versa ad una cassa comune, la SEDIC, l'1,50% del salario per costituire un fondo di garanzia in caso di licenziamento dei lavoratori, ma gli italiani non ne possono usufruire. Ci sono inoltre problemi assistenziali che riguardano la pensione e la mutua. Fino ad oggi, dicevamo, gli svantaggi sono stati coperti dai buoni stipendi e dal mito del lavoro sempre e subito. Ma fino a quando potrà durare? L'economia di Monaco sta cambiando, quale futuro per i frontalieri? Ma è che l'economia di Monaco stia cambiando è un dato di fatto, almeno ci sono diversi fatti, no, che lo fanno supporre, ad esempio quella togliere da parte del Principato di Monaco le incentivazioni che prima c'erano che erano date all'industria, e quindi c'è da supporre che il Principato di Monaco sposti un po' la sua economia da economia di produzione, no, legata quindi alle fabbriche, a una sede quasi di multinazionale. È chiaro che se questo processo dovesse andare avanti, per i nostri frontalieri, la cui maggioranza è costituita da manodopera a bassa specializzazione, si creerà un problema di inserimento, no, all'interno di questo nuovo tipo di economia, e quindi un problema legato al ritorno nella zona di Ventimiglia con le scarse possibilità di occupazione che la zona offre. L'esempio più clamoroso di mutamento è quello della Monegasca, che in scatola pesce e che ha già cominciato a puntare verso il Marocco, licenziando un centinaio di dipendenti, quasi tutti donne. Anche la Eaton, che produce cavi elettrici, e la Micro sembrano seguire lo stesso processo. Il settore tessile è in crisi. L'edilizia è bloccata, ci si limita ormai a portare a termine solo quello che è iniziato. Il terziario continua a tirare, ma i vertici del terziario, cioè banche, amministrazioni, uffici centrali, sono preclusi, come abbiamo già detto, alla manodopera italiana non qualificata.
Ai frontalieri restano gli alberghi, come il grande complesso Loews, che ha un sindacato interno, outsider rispetto alle confederazioni, e occupa un migliaio di italiani, tutti assunti con contratti di 3 mesi. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Alcune multinazionali se ne stanno già andando da Monaco e si trasferiscono nel Nord Africa. Se questa tendenza continuerà, cosa avrete? 4.000 disoccupati in più, cosa ne farete? Indubbiamente questo è un problema che esiste ed è inutile negarlo. Per ora è soltanto avuto dei riflessi appena accennati. Sappiamo che qualche fabbrica ha chiuso, per ora comunque non ci sono grossi problemi a questo riguardo, però possono crearsi. Ci state già pensando? Ci pensiamo, sì. Noi abbiamo programmato alcune grosse opere pubbliche qui in Ventimiglia, alludo ad alcuna, il parco merci, l'autoporto, realizziamo di mettere in cantiere, secondo indicazioni che sono state date dalla Regione Liguria, un grosso progetto che va sotto il nome di Rocamare, perché impiegherà manodopera sia per la realizzazione dell'opera sia come posti di lavoro successivi. Ovviamente se questo si dovesse verificare, cioè se non vi fossero più questi posti di lavoro in Francia, è evidente che sorgerebbero delle grosse e enormi difficoltà. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et...